Buongiorno a tutti, buon anno. Cominciamo la conferenza come sempre. Vi chiedo di presentare voi la vostra testata. Cominciamo con una domanda a testa, vediamo se ci sarà tempo di farne altre alla fine. Ciao. Ciao, buongiorno e buon anno. La porto subito sulla partita di domani. Gianni Balzeri Medias, la porto subito sulla partita di domani. Le chiedo se in settimana ha lavorato più sul Cagliari o più sul fatto che è la prima partita dell'anno con insidie che potrebbe nascondere. Abbiamo lavorato più sui tanti errori che abbiamo commesso e poi da ieri abbiamo cominciato a lavorare su Cagliari chiaramente, ma prima ci siamo più concentrati su di noi, anche se poi veniamo da una partita che abbiamo sbagliato completamente mentalmente, prima ancora e tatticamente e tecnicamente, quindi c'è da lavorare anche su quello. Buongiorno, mister Francesco Pellini, agenziare. Mister, le Ciao. volevo chiedere le condizioni di De Ligt e se può tornare tra i titolari per domani. Sì, De Ligt ha avuto un periodo più complicato fra l'infortunio alla spalla e problemi agli adduttori. Ha fatto un periodo abbastanza complicato. Il ragazzo ha giocato giovanissimo, ha giocato tantissimo e quindi ha avuto qualche problemino negli ultimi tempi ha dovuto gestire. In contemporanea abbiamo avuto Demiral in buona salute fisica e mentale e quindi siamo andati a farlo riposare un po'. Sembra in leggera crescita, ora poi per domani andiamo a decidere. Buongiorno Giovanni, guarda la Sky Ciao. Sport. Manca Bentancur, che è un giocatore importante, che Chedira ancora infortunato. Le chiedo se Rabiola convince, visto che le ultime partite da mezzala destra ha giocato lui, oppure se sta provando altre soluzioni, ad esempio, visto che Bernardeschi tante volte ha detto che in futuro lo vede lì, se già può essere un'opzione. Ma in questo momento stiamo provando Rabiot da interno anche a destra, stiamo provando Emre sia da centrocampista centrale sia da interno di centrodestra e abbiamo cominciato il lavoro su Bernardeschi. Il lavoro su Bernardeschi è cominciato in questi giorni, quindi vediamo la possibile evoluzione. Buongiorno, Antonio Barrera della Stampa. Ciao. Volevo approfittare, saltando un attimo la partita, visto che è la prima occasione, per avere un giudizio su Kulusevski e sapere se ti avrebbe fatto comodo averlo subito. Grazie. Kulusevski mi sembra un prospetto di grande interesse e quindi è importante che la società ci sia arrivata. Averlo subito non rientra in quello io posso decidere né giudicare. Sicuramente non c'erano le condizioni, però l'importante è che la società sia attenta a questi ragazzi giovani di grande prospettiva e che riesca spesso ad arrivarci per prima. Buongiorno, RomeoAgressivo.com. Le chiedo, mister, in che condizioni è Douglas Costa e se potenzialmente può essere un'opzione per giocare a titolare. Grazie. Ma Douglas, se sta bene, è sempre un'opzione. È chiaro che ha avuto una serie di infortuni che lo hanno condizionato a livello di condizione fisica. Se ne avesse avuto uno solo, probabilmente il recupero della condizione fisica era molto veloce, ma avendone accumulati più di uno e quindi avendo accumulato tanti giorni di inattività, il recupero è un attimino più lento. È un attimino più lento e anche un recupero in cui bisogna usare mille cautele visto la fragilità muscolare di questo ragazzo, quindi bisogna cercare di riportarlo in buona condizione fisica senza mai affaticarlo muscolarmente più di tanto. È in ripresa, probabilmente non è ancora al top, ma sembra in ripresa. Buongiorno, Fabiana della Ciao. Valle Gazzetta dello Sport. Io volevo sapere se considerate anche le caratteristiche del Cagliari, domani possiamo rivedere il tridente oppure prevede qualche altra opzione? Cioè il tridente nel senso di Dybala, Higuain, Ronaldo, tutti insieme. Ma vediamo domani. C'è anche Ramsey che sembra in crescita, però dobbiamo decidere domani. Sicuramente è una partita in cui ci va grande attenzione perché i due trequartisti del Cagliari possono essere una base per le loro ripartenze estremamente pericolosa. Quindi è una partita in cui al di là di chi va in campo, da parte dei nostri centrocampisti occorre grande attenzione alle posizioni sotto la linea della palla.
Buongiorno, Emanuele Gamba, Repubblica. Ciao. All'inizio hai detto che soprattutto nella prima fase dopo le vacanze hai lavorato sugli errori commessi. Voglio capire in particolare su quali tasti hai insistito. Grazie. Ma sai, quando una squadra subisce qualche gol, la responsabilità solitamente si fa ricadere sui difensori, ma non sempre questa è la verità. Secondo me non abbiamo protetto la difesa nella maniera giusta e quindi abbiamo lavorato molto sui movimenti dei nostri centrocampisti principalmente. Buongiorno mister, Alberto Mauro, Messaggero. Io volevo chiederle come procede il recupero. Ciao. Di Chiellini e quali, se ci ha già pensato, saranno le sue scelte a livello di lista Champions, visto che magari potrebbe rientrare lui e potrebbe uscire qualcun altro. Grazie. Beh, è tutto prematuro, Chiellini sta procedendo bene, però sta ancora procedendo con il lavoro individuale, quindi è tutto prematuro. Pensare alle scelte Champions in questo momento è impossibile, visto che dovremo valutare la situazione di Chiellini a fine mese, la situazione di Khedira a fine mese, e quindi in questo momento è troppo presto per avere un quadro della situazione attendibile. Buongiorno mister, Simone Rovere, Ramsey Sport. Sapere, nella prima parte di stagione spesso su Adrien Rabiot si diceva, si parlava del suo passato, insomma, giorniente l'anno scorso, sette mesi di inattività, e questo era un handicap. Da oggi possiamo dire che Adrien Rabiot è al pari con tutti, quel passato non pesa più nelle gambe, nella testa, si aspetta quindi qualcosa di più in questa seconda parte di stagione. Grazie. Ma dal punto di vista fisico lui in questo momento sembra a posto, è un ragazzo che ha sempre dei buoni riscontri anche a livello numerico, sia negli allenamenti che nelle partite che ha fatto ultimamente. Ultimamente ha fatto 3 partite consecutive, è sembrato un ragazzo in crescita, lascia sempre la sensazione di avere un potenziale superiore a quello che sta esprimendo, però mi sembra uno che ha iniziato il percorso. Altre domande? A posto? Ok. Ancora uno laggiù? Chiudiamo. Salve mister, Giovanni Albanese, Tutto Mercato Web e Juventus News 24. Le chiedo come sta Dybala, se effettivamente ieri c'è stato qualche problema in allenamento. No, non ha problemi, ha fatto un allenamento differenziato solo perché era stanco. Abbiamo lavorato un po' di più chiaramente durante questa settimana e dopo 2-3 allenamenti di grande quantità e di grande intensità era leggermente stanco e abbiamo preferito fare un allenamento individuale defaticante per lui, ma oggi regolarmente in gruppo. Grazie a tutti, ciao. Buona giornata.